Ci sono storie che non hanno tempo, che vivono nell'iperuranio del dolore, che aspettano il malcapitato di Emurgo per emergere violentemente. Una di queste è quella che racconta Sabatina Monetti. 60 anni fa era solo un adolescente a cui la malanotte di Salerno ha cancellato per sempre il sorriso. In effetti, tre famiglie, rimasto un marito in famiglia, una signora, mia zia, che ci vuole tu, ma i 5 figli, giovani i figli, erano piccoli, e a casa mia, mia mamma e 2 sorelle. La madre, le sorelle, 18 familiari in tutto, inghiottiti da fango ed acqua, e le lacrime tornano, soffocando la voce. Solo, sono passato tanti anni, l'emozione è sempre tanta. Anzi, quando il giorno passa, io ne sento che sto male, perciò non faccio perché non mi piace che la gente mi ha cambiato. Io sono stata parecchi, non mi ricordo neanche preciso, ma quasi 2 mesi in ospedale, perché avevo una gamba rotta. E poi aveva un altro fratello mio che stava in seminario, e perciò si è salvato. E un altro fratello pure è rimasto attaccato a una cancella che poteva essere 1 metro per 1 metro, a 4° piano. Sì, e sì, quando rifacevano i lampi vedevamo a terra pietre vive, perché casino una volta. Certo, è stata drammatica, però ve l'ho detto, è stato uno sfogo, però non mi piace che mi compiatiscono, perché sono passato tanti anni per essere viva. Enzo Memoli è il marito della signora Sabatina. Con lei ha condiviso gioie e purtroppo dolori. Per lei il tempo non mai passa. Si ricorda perfettamente quando è rimasta lì appesa a quel muro. Quando ricorda i 18 parenti che sono morti, ne avete parlato, insomma? Sempre, sempre. C'era un bambino che veniva ospitato a casa di una zia, perché sua mamma era infermiera in ospedale e suo bambino morì assieme ai cuginetti, lo zio, la zia, uno straccio. L'Annunziata divenne il simbolo di quell'alluvione e il caso ha voluto che Don Claudio, l'attuale parroco, fosse testimone con i suoi 6 anni di allora di quell'immane tragedia. Sì, il ricordo è di quando abbiamo aiutato le persone che abitavano a Canalone, tra cui c'erano i miei parenti che erano rimasti bloccati nelle loro case e non potevano uscire. Allora la mia famiglia organizzava il pranzo per i primi giorni del disastro. C'è bisogno di solidarietà e non bisogna aspettare le tragedie, ha detto alla fine ai bambini padre Claudio. È proprio così, è proprio così. Ho ricordato che il Signore ci ha affidato il creato per custodirlo, migliorarlo, farlo diventare sempre più bello. E quindi questo lo si può fare uniti e non separati.